Ciao a tutti da Luca, bentornati al canale. Oggi ci troviamo di nuovo in Val Grande. Ho fatto una piccola scorta di corteccia di betulla che ci servirà per accendere il fuoco stanotte. Sono qui con Alberto. Alberto! Buongiorno! Ecco qua il mio compagno di viaggio di trekking per questa mini avventura valgrandina che abbiamo deciso di affrontare in maniera bushcraft e con un corredo minimalista. Quindi abbiamo uno zaino piccolino corredo e nello zaino abbiamo un piccolo sacco a pelo, vabbè, qualche vestito, cibo, un pollo gigante ruspante e il minimo indispensabile, insomma. Chiaramente abbiamo anche due bottiglie di vino perché quelle sono indispensabili. Fa un caldo terribile, tasso di umidità sarà al 1000 per 1000. Abbiamo appena passato un punto un pezzo di pascolo dove era pieno di tafani. Siamo partiti dall'Alpe Ompio e siamo in direzione di andiamo verso Orfalecchio, ma ci fermeremo prima e campeggeremo lungo il fiume passando da Ponte Velina. Ormai è troppo tardi. Cosa abbiamo visto, Albi? Cinghiale. Oh, maialo. Maiale stolosa. Diciamo corteccia di betulla a manetta proprio, perché con questa umidità riuscire a far prendere il fuoco sarà un'impresa. Con questo siamo a posto, direi. Ci siamo. Umidità ovunque, guardate in fondo, dovrebbe esserci il pedum, non si vede nulla. Per farvi capire il tasso di umidità, sono fradicio, la maglietta è fradicia. Vuoi far vedere dove siamo? Sì, abbiamo fatto un pezzettino. Sì, stiamo arrivando giù al fiume. Ah, ma sì, il fiume è lì sotto, tra un po' scenderemo giù al fiume e percorreremo il sentiero che costeggia il torrente, cos'è? Il Rio Valgrande quello, no? Rio Valgrande. Eccoci all'Alpe Basseno, questo bellissimo alpeggio, delle baite molto carine. Da qua c'è il bivio per Velina, quindi adesso inizieremo a scendere verso il fiume. Lì in fondo c'è Velina. Siamo sul luogo di una battaglia avvenuta recentemente. Uno scannamento di un uccello. Sì. Se qualcuno sa di che uccello si tratta, guardate che piuma, eh? Io non sono un grandissimo esperto di volatili. Commentate e ditemi che volatile è. Cosa ne pensi, Luca? Cosa ne pensi, Luca? Penso che qua siamo in mezzo a un sacco di felci, che speriamo di trovare anche dopo. Potrebbero essere utilissime per creare i nostri ripari. O per fare il nostro anche abbastanza morbido, materasso, perché potremmo fare un bel materasso. Alla fine in questa stagione sono l'ideale, perché non siamo in boschi di conifere, quindi non possiamo usare le foglie degli aghiformi. Foglie secche non ce n'è, quindi l'ideale è utilizzare le felci. Poi se ci va bene magari troviamo anche un cinghiale, lo facciamo arrosto anche. Tanto ormai. Dobbiamo prendere questo. Perché questo va a Ponte Velina, no? Sì. Dobbiamo prendere quella a sinistra. Oh yeah, sentiero molto pericoloso, ragazzi. Bene. Iniziamo ad addentrarci nella vegetazione più folta. Guardate che verde. Ecco. Qua comincia qualche ponticello. Ecco che cominciano i tratti con le catene. Ah, ragni, ragnatele. Guardate lì Ponte Velina. Qui sotto c'è Ponte Velina. Qua il pezzo attrezzato.
questo è un bel passaggio, Più è che può essere scivoloso. No, è scivoloso. Molto scivoloso. Tieni il bastoncino, va. Il mio bastoncino. Ok, ora noi continueremo a proseguire su questo sentiero fino a che il sentiero non scenderà verso più in basso, verso il torrente, e quando arriveremo all'altezza del torrente ogni punto sarà buono per accamparci, vedremo in base agli spazi che troveremo. Voglio mangiarli anch'io. Questi due qua. Voglio mangiarli dopo anch'io. Dopo ce ne altri, te li trovo altri. Di lì guardate, guardate l'Alberto, l'Alberto come egoista. Si vuole mangiare tutti, lui li vuole mangiare. ti ho ripreso. Ti ho ripreso. Liberiamo un po' il sentiero qui. Luca il boscaiolo. Ok. Libero. Ah, una bella passatoia. Mamma mia, sembra proprio sapone qua, eh? È sapone. Micidiale. Puoi darmi la racca? Sì. Se vai giù in questo buco qua, ti incastri dentro e non esci più. Non muori, però ti incastri e non esci più. Quindi verrai mangiato dai... Spero di non finire lì dentro. Dai vermi. Un ponticello in legno molto caratteristico. Albi, passiamo su? Sì. A due balzi sono di là. Allora, abbiamo trovato un punto che ci ispira molto. Siamo in un tratto un pochino più pianeggiante, dove c'è un tratto di piano. Vabbè, a parte che abbiamo delle pozze qua sotto bellissime, dove vorremmo anche fare il bagno, dato che fa un gran caldo. E lo spot in questione dovrebbe essere questo, che tra l'altro è stato già utilizzato da qualche campeggiatore. Qua diciamo che c'è un pezzo di piano utilizzabile. Qua potremmo costruire un rifugio anche sfruttando questi due massi.
abbiamo parecchia legna portata di mano, qua c'è del muschio che potremmo utilizzare, delle felci lì, quindi sembra interessante come spot questo qui. Sapone. Il sapone. Ma che roba. Cazzo, qua vai giù. Ti lasci andare? Ti lasci andare e vai giù. Andiamo Alberto alle prese con un passaggio tecnico. Speriamo uno degli ultimi. Roccia molto molto scivolosa. Alla fine il punto spot che avevamo pensato di scegliere prima l'abbiamo accantonato per un semplice motivo anche logistico, perché domani è prevista acqua e vogliamo proprio evitare di tornare dalla stessa strada e quindi evitare di fare questi tratti catenati. E quindi passeremo dalla parte alta domani, che sarà un pochino più sicura. Intanto l'Alberto ce l'ha fatta. Cacchi. Oh. Ok. Ma che bella scaletta. Eh sì. Fai un bel cheese. Cheese. Sotto lì com'è? C'è il vuoto. Allora, non siamo più riusciti a trovare uno spot bello come quello di prima e quindi ci siamo dovuti arrangiare e adattare un pochino a quello che si trovava. E l'unica piazzola vagamente decente è questa qui. C'è parecchio muschio, quindi potremmo magari pensare di utilizzarlo per fare una specie di materassino. A questo punto credo che utilizzeremo il tarp, lo metteremo qui e niente, c'è da fare un bel po' di pulizia, da tirare via un po' di pietre, da sistemare bene qua a terra e quindi ci mettiamo al lavoro adesso. Allora, prima ipotesi di setup del tarp è questa. Ad Alberto non piace. Ora proveremo magari a fare dei test con col telo. Allora ragazzi, qua col tarp stiamo avendo qualche problemino. Si vede che siamo un po' carenti di esperienza. Assolutamente. Non è convincerlo però alla fine, Non è assolutamente facile. Ho studiato un po', ma non è bastato. Abbiamo provato ad ancorarlo lì con quel ramo lì, ma ho un tarp abbastanza orribile che ha pochi anelli, quindi configurazioni un po' limitate. E adesso proviamo così, con questo shelter che ci dovrebbe fare da struttura per il tarp, che poi fisseremo a terra. Abbiamo trovato un setup. Alla fine siamo andati per il progetto Albi, un'opera d'arte. Dai, non è male, va bene. Ora cerchiamo di fare una pavimentazione. Diciamo che non abbiamo scelto proprio un posto dei migliori. Sì, però no, il posto è scomodissimo, non si può neanche appendere perché il terreno è tutto scosceso, quindi questa è l'unica piazzola e quello che c'è, insomma, non si può pretendere altro. Bene, dato che in questa zona qui è molto umido e c'è tanto muschio, insieme alle felci metteremo anche del muschio per creare materasso. E proviamo anche col muschio. Giustamente, come dice l'Albi, i gambi li mettiamo verso l'esterno così non ci ritroviamo nella schiena. Ah, ecco. Come dice l'Albi.
Cala, sembrano delle coperte. Come siamo messi qui, Albi? Oh, ma che bel letto. Oh, che bello. Bene. Tieni, un bel carico. Prendere anche due archetti, un bel mattone lungo così, così, bello dritto, per impizzare il pollo. Forse finalmente siamo a un buon punto. Alberto ha preparato il grill per il pollo. Adesso tra un po' accenderemo un fuoco. E qua abbiamo fatto questa specie di materasso felce e muschio. Sembra comodo. Sì, sembra morbido. Se non mi entrano gli scarafaggi nelle orecchie e nel naso. Bene, è giunto il momento di farsi la doccia. Questo magnifico torrente. Deve avere anche, diciamo, la roba giusta. Questo, ad esempio, quel cespuglietto lì secchissimo è top per far partire. Quello? Quel cespuglietto sotto, sì. Non è che lo trovi sempre. Facciamo una tisana alle ortiche. Perché l'Albi ha mal di testa. E lo curiamo con le ortiche.
pesa sto coso. Ignifugo immagino, eh? Spago ignifugo. Di brutto. Un fatidico momento della posa del pollo. Abbiamo trovato il tavolo, abbiamo deciso che un po' di pulizia. Questo sarà il tavolo. Alberto sta spolverando. Abbiamo anche le spezie, guarda, le metti direttamente dentro. Sta spolverando. Boh, ma che bello, va. Perfetto, guarda. Adesso li mettiamo giù. Il pollo sta prendendo un colore stupendo. Eccoci alla tavola di Chef Alberto. Facciamo il corso, eh? Il corso online. Questo è il suo tavolo personale. Io sono il cantiniere. Stavo dicendo che abbiamo uno strano di crodo stagionato e un negronello. Non mi riuscire a scappare. E un chardonnay. Possiamo mancare niente. Salute! Ale. Il nostro bivacco improvvisato. Va appoggiato. La cottura del pollo sta andando in modo incredibile. Sono le 8:10, comincia leggermente ad imbrunire. E sta facendo anche qualche goccia d'acqua, ma per adesso il tempo tiene e dovrebbe tenere tutta notte, speriamo. Abbiamo anche la abbiamo le patate, fatte al cartoccio. E il pollo è in procinto di essere sbarcato. La perla. A maio. È calata l'oscurità. Il pollo è praticamente pronto. Ed è giunto il momento di aprire la seconda bottiglia. Olè. Beh, scusate lo scarso sistema di gestione di luci, sarà un po' tipo film horror. Comunque sta piovendo adesso. Vabbè, grazie a Dio il nostro pollo è praticamente pronto, quindi adesso ce lo mangeremo, abbiamo ritirato tutte le cose. Ready to pollo. Prova del 9, definitiva. La cottura. La cottura definitiva. Vediamo un po'. Andiamo con la coscia, va. Questo lo so fare. Non l'ho letto. Ah, adesso sì. Adesso sì. Allora piove, piove abbastanza bene adesso. Sta attento a non demolire la struttura albi. Mangio patata e aspettiamo che smetta di piovere. Cazzo, Albi adesso ha raggiunto dei livelli estremi. È buonissimo, sembra arrosto. C'è un tasso di umidità davvero esagerato. Si muore di caldo. Ore 23:03. Ci stiamo un po' affumicando perché abbiamo un sacco a pelo leggerissimo, ma sarà sicuramente già fin troppo pesante perché probabilmente dormiremo fuori dal sacco pelo.
E niente, speriamo di riuscire a dormire qualche ora. Vi ho fatto vedere la nostra creazione dall'interno. Vabbè, sì. La nostra capanna. Sta arrivando il fumo qua. Il fuoco spinge fuori. Dovremmo riuscire a farlo andare tutta notte anche lui. Beh, buonanotte. Buongiorno. Allora, devo ammettere che questo materasso di muschio e felci è stato abbastanza comodo. Non pensavo. Decisamente una salvezza. Ci ho isolato anche bene dal terreno. Fortunatamente non ha fatto temporale questa notte. Però fuori c'era ancora grigio. Fumosi fuochi mattutini. E ci concediamo un'altra tisana alle ortiche che ci piace molto. Abbiamo smontato, facciamo colazione e siamo in partenza. Buongiorno. Buongiorno. Bene, abbiamo smontato il campo base, non abbiamo lasciato traccia di noi. E adesso ci avviamo verso casa, facendo un altro giro, passando da sopra verso Cortebue, percorso un pochino meno pericoloso in caso di pioggia. Dal fiume abbiamo risalito la montagna, adesso siamo su questo promontorio panoramico. Potete notare il livello di umidità, che è veramente pazzesco. Si suda? L'umidità che c'è appena ti muovi. Lì sotto il fiume, dove abbiamo pernottato, che dovrebbe essere il Rio Val Grande. Sì, è il Rio Val Grande. Bene, qui da Cortebue vi saluto, è stata una bellissima esperienza. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare. Ci vediamo alla prossima. Ciao!